Ciao ragazzi, riprendiamo dove eravamo rimasti nel precedente video con pezzi del carburatore in mano. Oggi c'è ancora mio papà che mi ha dato un pochino di consigli, cioè oleare un pochino la valvoletta, questa valvoletta qui della benzina, perché sennò esce un casino. Quindi prendiamo un po' nelle mani. Dai, oh. Ah, perfetto. Allora, avevamo visto anche che nel carburatore che avevamo comprato noi, nuovo, non c'è la stanghetta qui, come si chiama? La levetta che serve. Invece quello originale ce l'ha. Quindi adesso procediamo a smontare sta levetta e mettiamo quella originale, tanto non cambia niente. Allora, vediamo la sua vite. Che salta, eh. Ciao ragazzi, ci sono anch'io. Gli do solo un consiglio, ma non voglio intervenire il meno possibile. Iscrivetevi al garage. Ancora, ma quanto ci vuole? C'ho paura che salta perché ce la molla e devo far tutto con una mano tenere. Allora, togliamo vite e togliamo pure la molla. Togliamo sta schifezza che quando se ci serve da usare la stanghetta dovremmo aprire il motore, invece usiamo quello originale e la mettiamo su. Allora. Vediamo com'è. Ecco. Adesso Lancialo così, com'è che si vite, aggancia? sì, così, vite, No, qui, aspetta. no, così, sì, Va, com'è che si mette? così, guarda, si prende la vite, si infila nella molla, così, la molla va agganciata così, agganci Ah. la molla, fai un giro di vite, mezzo giro, quello che riesci. Prova un po' a fare un vite Va bene. col cacciavite. Sì. Poca, eh. Boom, preso. Credo di sì. E E adesso metti la molla e finisci di dove la estruggere. mettiamo la vite? Grazie papà che mi ha aiutato. Vai. Poi mi sono anche accorto che in quello, adesso lo diciamo, questo carburatore cinese, ci si era accorto che purtroppo la riproduzione non è uguale, dove sta il galleggiante di plastica, che io preferisco mettere quello di ferro perché mi piace di più. Quindi Quindi adesso lo smontiamo. posso sostituire. E poi cosa devi Adesso cambiare? abbiamo Devi smontato. cambiare il. Cambiare che cosa Cosa ancora? c'è dentro il carburatore? Il jet? Il getto. Ah, bisogna Ah, guardare il stai getto. attento che non esca con la stina del galleggiante. Sì, ma anche la valvola, la guarnizione. Perché il getto sarebbe sta vite qui. Sì, il getto fa regola la quantità di benzina che passa attraverso il carburatore. Più grosso il getto, più benzina passa. Siccome che in tante prove precedenti ho visto che quel getto era abbastanza giusto, lasciamo quello lì. Avvita bene, senza spaccare tutto. Allora, adesso metti una goccia d'olio qua. Pure Col lì. dito, Andiamo qui, per copertura. tutto dalla base lì, ecco. Prendi l'altro pozzetto, il pozzetto quello Aspetta. di alluminio, non toccare la guarnizione, senti che si muove, vuol dire che si muove giusto. Le viti, quelle nuove, Allora, le viti nuove dove sono? questa, una qui, l'altra di sotto la gamba. Ecco. Vai. E stringi.
Come mai ti piacciono così tanto i ciao? Perché mi sono appassionato guardando i video di Great Mireglio e ah, sì? Allora ho provato a fare parte qualcosa che anch'io. Ce l'hanno quasi regalato, quindi. Che cosa? Questo ciao. Ah, beh, sì. Questo poi te ne occuperai te, perché io ho altro da fare. C'ho tante cose da fare, poco tempo, quindi. Tanto a te non ti interessa del ciao? Bah, mi interessa. L'hai detto te? È un ciao, è una moto un po' particolare, è uno scooter. Ciclomotore. Mi ricordo che negli altri video che hai fatto dicevi che non avevi esperienza. Allora, controlliamolo se funziona. Sì. Sì, funziona. L'hai messo l'olio qua? Dove? Qua. Pure lì. Oh. Dai, infila dentro e controlla che la valvola chiuda tutto il passaggio. Controluce, vedi? Non deve mai rimanere incastrato aperto, perché poi quando accendi rimane accelerato. Due viti. Una. Sono queste le viti? No, non sono quelle lì. Quali sono? Oh, tieni, tieni, fai te. Mi defilo. Che bello vedere il figlio che lavora sui motori. Che si fa la sua esperienza. Grazie. Vai, motoro. Credo che adesso anche quel filo verde si possa montare. Fa fatica di... Amici super appassionati del tornio, io vi consiglio utensili BB Tools. Li trovate su AliExpress. È il meglio per il vostro lavoro. Basta con gli utensili vecchi sbeccati. BB Tools AliExpress è un venditore affidabile, veloce. Ve lo consiglio per i vostri lavori di precisione. Adesso abbiamo capito come metterlo. Tacchiamo. Dopo il tubo della benzina, adesso prima avvitiamo la fascetta. Spostiamo questo perché sennò il tubo non va. Entro. Oh. Abbiamo montato sul nuovo carburatore e questo com'è che si chiama, papà? Quello che ho appena avvitato? Cosa? Questo coso qui. Filtro. Il filtro. Del carburatore. Sì. Adesso apriamo il serbatoio, se si vede nel video. Faccio io? Sì, fallo te che è meglio. Lavorare con la benzina. Pericoloso. È sempre meglio che lo facciano. È attaccato tutto? Sì. Gli adulti. Proviamo. Qua ce n'è adesso. Perdere non perde. Vediamo un po'. Apri un po' il rubinetto. Vediamo se perde. Se vedi che perde, chiudilo subito. Entra subito. Se vedi che perde, chiudilo subito. Dai, scendiamo. Proviamo. Vedere. Tiriamo via tutto. Perché prima con il carburatore vecchio non si accendeva neanche. Ormai per quale problema, giù. Scusa? Non sta giù perché... Vabbè. Risolveremo dopo. Al primo colpo, vai! Si è acceso adesso, facciamo vedere un bel giretto. Che grande felicità al primo colpo. Dai, andiamo a fare un giretto. Portalo fuori. Ah, rimane anche acceso bene, guarda, neanche regolato il minimo. Motore freddo, primo colpo. Finalmente forse abbiamo risolto, non fa neanche fumo. Guarda che le gomme sgonfie, eh. Ragazzi, adesso
una nuova cosa, il ciao rimane acceso. Grande felicità e soddisfazione che già al primo colpo e il ciao si è acceso. Alla prossima puntata lasciate un like e iscrivetevi. Ciao ragazzi! Ciao a tutti!